Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi parliamo di economia e lavoro, avendo gradito ospite nei nostri studi il segretario generale della CGIL Abruzzo Molise, Carmine Ranieri. Buonasera Ranieri. Buonasera. Siamo reduci da una settimana in cui i temi dell'economia nazionale, regionale e europea sono stati anche approfonditi nel summit dell'Aurum di Pescara. I temi sono in questo momento soprattutto legati al futuro di quello che è il principale motore, in senso anche letterale, della nostra economia, l'automotive, che soffre una fase di grande incertezza negli scenari europei e internazionali. C'è grande attesa per quello che sarà l'approccio rispetto alle regole già fissate e a un mercato che sembra andare in Europa in direzione leggermente diversa. E soprattutto ci sono preoccupazioni sul futuro del polo del Ducato, il polo della Sevel nell'ambito del gruppo Stellantis. Qual è la visione da parte della CGIL generale di questo tema e in particolare quali sono le reali preoccupazioni per il nostro Abruzzo? Perché quando parliamo della principale fabbrica d'Abruzzo parliamo di tutta la regione Ranieri. Sì, Carmine, innanzitutto la dinamica è quella che stavi presentando tu, cioè abbiamo una forte contrazione della produzione nello stabilimento Stellantis di Atessa, con lunghi periodi di cassa integrazione che si alternano, e tutto questo pesa anche molto sull'indotto. Perché indotto diretto, quindi parliamo di tutte le aziende, medie e piccole imprese che servono Stellantis, e dall'altro lato parliamo anche dell'indotto indiretto, parliamo dei servizi. Pensiamo che soltanto qualche settimana fa abbiamo sottoscritto la cassa integrazione per i lavoratori della Saga, quindi del trasporto su ferro, appunto dei furgoni che vengono prodotti in quantità minore. Tutto questo tra l'altro si ripercuote nei dati dell'occupazione. Noi vediamo che in Abruzzo abbiamo una perdita di 10.000 unità nel settore metalmeccanico, oltre, ripeto, alla cassa integrazione, come dicevamo prima. Quindi siamo assolutamente molto preoccupati, è un quadro preoccupante il nostro. Cominciamo a vedere segni di un arretramento. Sappiamo che poi anche l'economia europea è ferma, sappiamo che la Germania sta vivendo un periodo di stop, diciamo di regressione della produzione industriale. E noi abbiamo anche altre aziende del settore automotive che producono componentistica per la Germania. Quindi un periodo molto fosco, con nubi all'orizzonte, e sul quale immaginiamo anche che questo periodo non sia un periodo breve. Non stiamo parlando di una lieve riduzione della produzione o del mercato, anche perché ad Atessa si producono furgoni e i furgoni, diciamo, sono un settore ancora trainante per l'economia. Il problema è che è proprio Stellantis che perde quote di mercato, e poi, come noi abbiamo sempre detto noi della CGIL, ovviamente aver attivato uno stabilimento parallelo in Polonia fa sì che ci siano due stabilimenti e non più uno, che i due stabilimenti siano in competizione tra L'ha detto loro. anche Tavares, ha detto deciderà la qualità delle infrastrutture in parte. In parte deciderà la qualità delle infrastrutture sicuramente, ma non è questo l'unico elemento, perché noi vediamo nella politica industriale di Stellantis come la produzione non soltanto del Ducato, ma di tanti modelli di automobili si sta spostando nell'Europa dell'Est. I temi sono anche il costo dell'energia, come noi riusciamo a fare sistema, come noi mettiamo in campo delle azioni politiche industriali che dal nostro punto di vista sono ancora molto inadeguate rispetto alle politiche di altri paesi, come noi stiamo lavorando sulle ZES. Per esempio in Polonia, Gliwice, anche lì c'è una ZES, ma è una ZES che lavora in maniera molto specializzata sul settore dell'automotive. Noi abbiamo fatto una ZES unica che vale per tutto il Mezzogiorno, ma in realtà, ecco, le risorse vengono disperse dal nostro punto di vista in troppi rivoli. Quindi si tratta di creare le condizioni per lo sviluppo, si tratta di fare politiche industriali che dal nostro punto di vista ad oggi non sono adeguate.
Esiste una soluzione anche in Europa, però per il tema della crisi dell'automotive, appunto lei faceva riferimento alla Germania, con normative che probabilmente non sono all'altezza dei tempi, come ha segnalato in parte anche Draghi nel suo rapporto giorni fa. Allora, dal mio punto di vista, innanzitutto dobbiamo convincerci di una cosa, che l'Italia avrà un futuro se avrà un futuro l'Europa. Lo dico questo perché oggi molte forze politiche si riducono dentro dei sovranismi, dei nazionalismi, che oggi non hanno granché senso, nel senso che l'Europa è il vero convitato di pietra e da lì partono le politiche industriali. Un'Europa sì che deve cambiare assolutamente il modo di agire, però noi dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo convincere l'Europa a cambiare le sue politiche e non rifugirsi appunto nel nazionalismo sui quali non possiamo avere un futuro in un mondo che è cambiato, in un mondo globalizzato, in un mondo in cui gli scenari geopolitici stanno cambiando, quindi c'è da un lato gli Stati Uniti d'America, forte, che riesce a fare forti investimenti, dall'altro lato la Cina, poi ci sono le economie emergenti tipo l'India, quindi noi possiamo competere soltanto con un'Europa forte. Politiche europee che devono cambiare, dal nostro punto di vista il vero tema dell'Europa è capire che stiamo perdendo la competizione rispetto agli altri blocchi geopolitici mondiali, appunto come accennavo prima, e c'è bisogno di forti investimenti diciamo da parte dell'Europa, forti investimenti nella ricerca, nello sviluppo, nella digitalizzazione. Ecco, l'Europa oggi è indietro, da continente che trasmetteva tecnologia alla Cina e ad altri paesi, che aveva anche dei punti di eccellenza, anche rispetto per esempio agli Stati Uniti d'America, a continente che arretra nelle politiche appunto digitali. Pensiamo a quanti grandi società, le società della big economy, della new economy, Google, Intel, sono tutte società sostanzialmente americane. Dall'altro lato la Cina e l'India stanno facendo tanto. Su questo l'Europa sta perdendo quote di competitività. Stiamo perdendo competitività nella ricerca e troviamo altri continenti, altri stati, ma che sono stati grandi, diciamo, quanto l'Europa. Vediamo gli Stati Uniti, dove con l'Inflation Reduction Act sta mettendo in campo forti risorse, diciamo, per sviluppare alcuni settori dell'economia statunitense, tra cui anche in luogo della transizione energetica. Vediamo come la Cina sta investendo nei propri piani, diciamo. E ora torniamo in Abruzzo, perché lei nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme con dati che sono in corso di aggiornamento proprio in queste settimane, relative al 2022 rispetto ai salari. Ecco, sono dati che fanno riflettere e che preoccupano, anche alla vigilia di una manovra economica che ci aspetta in autunno, in cui il governo comunque afferma di voler conservare il cuneo fiscale e tenere comunque competitivo il potere d'acquisto dei salari. Nella sostanza però la situazione è molto, molto più pericolosa per il futuro delle famiglie e dei lavoratori, secondo voi, Ranieri? Sì, assolutamente. Noi abbiamo un problema di salari bassi, lo abbiamo detto anche nei periodi in cui l'Italia e l'Abruzzo stavano crescendo in termini di occupazione. Abbiamo sempre detto, certo, sì, si cresce l'occupazione, ma che occupazione stiamo creando? Adesso abbiamo il doppio problema, tra l'altro, perché in Abruzzo gli ultimi dati, il secondo trimestre 2024 rispetto al 2023, vede anche una flessione dell'occupazione ed un aumento della disoccupazione. Ma oltre questo, se ci concentriamo sui salari, vediamo che abbiamo tra i salari in Italia e in Abruzzo tra i salari più bassi d'Europa. Tra l'altro, se andiamo a prendere in considerazione proprio l'Abruzzo, mi riferisco a dati INPS 2022, quindi dati di qualche anno fa, ma non c'è stato un grande cambiamento da questo punto di vista. Noi possiamo vedere che i salari, abbiamo il 50% dei salari abruzzesi che sono salari che danno un reddito netto inferiore a 1.000 euro al mese. Ecco, in un'economia così vediamo come la domanda interna si comprime.
Prima parlavamo dei problemi dell'automotive, la domanda interna di auto è totalmente ferma, ma perché se abbiamo salari precari, se abbiamo persone che vivono precarietà, part-time involontario, che guadagnano appunto meno di 1.000 euro al mese, è difficile che queste persone abbiano la capacità per fare un investimento e quindi comprare anche un'automobile, acquistare una casa, e questo deprime tutto l'economia. Quindi abbiamo un problema di politica, diciamo, europea, come dicevamo prima, abbiamo un problema di politica nazionale. Da questo punto di vista ci avviciniamo alla scrittura della legge finanziaria, ovviamente vedremo il testo che dovrebbe essere, diciamo, disponibile entro la metà di ottobre, la prima bozza, ma dalle dichiarazioni, insomma, io già sono preoccupato per quello che vedo rispetto ad una non capacità di aggredire i problemi dei salari. Si parla sempre di una tantum, adesso si parla del bonus di 100 euro a dicembre, e noi abbiamo bisogno invece di misure strutturali che veramente portino i salari ad un livello di, quantomeno alla garanzia del recupero del potere di acquisto eroso dall'inflazione, che ricordiamo negli ultimi 3 anni è stato quasi al 17%. I rinnovi contrattuali trovano difficoltà, proprio oggi c'è anche lo sciopero in atto della sanità privata con manifestazioni, ma sono oltre il 50% dei contratti nazionali non sono stati rinnovati, e tra l'altro il governo nella finanziaria dovrà anche appostare risorse per il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego. Pensiamo che abbiamo una previsione di rinnovo del contratto al 5,8% con un'inflazione che sfiora il 17%, quindi i lavoratori pubblici perderanno, insomma, una fase importante, oltre il 10% di salario negli ultimi 3 anni. Ultimi 3 minuti per affrontare un tema, insomma, faceva riferimento anche allo sciopero oggi dei lavoratori della sanità nel settore privato, in particolare RSA legate ad AIOP e ARIS. C'è un tema però che riguarda il futuro dei lavoratori della sanità in questa regione, in particolare quella pubblica, anche la qualità del servizio per i pazienti, perché siamo di fronte a piani da parte dei direttori generali delle ASL che dovranno recuperare cifre molto molto importanti, intorno ora pare ai 200 milioni di euro, e quindi c'è una situazione di grande preoccupazione. Quali iniziative dovrà prendere la regione più che le singole ASL sulla copertura del debito e soprattutto sulle politiche di programmazione sanitaria dei prossimi anni? Sì, anche qua i problemi sono collegati. Innanzitutto noi abbiamo un problema di sottofinanziamento del sistema sanitario, del servizio sanitario nazionale. Quindi prima parlavamo di legge finanziaria dello Stato, e su questo dobbiamo dire che il fondo sanitario va aumentato almeno di 7 miliardi l'anno per i prossimi 5 anni, se vogliamo pensare di avere una sanità degna di questo nome e se vogliamo in qualche modo aggredire il fatto che oggi abbiamo dei pronto soccorso totalmente inadeguati, dove le persone, come dire, in qualche modo soffrono la loro condizione in maniera pesante, liste di attesa infinite e tutti i problemi che noi conosciamo. Insomma, una sanità che oramai è alla deriva. Bisogna incrementare il Fondo Sanitario Nazionale a partire da questa legge finanziaria, e quindi sto parlando, diciamo, di ciò che dovrebbe fare lo Stato. La Regione ha sbagliato completamente la programmazione finanziaria, e io direi anche è da troppi anni che non decide di investire su una rete ospedaliera e territoriale adeguata. Questo tra l'altro non lo dico io, ma lo dicono gli stessi direttori generali delle ASL, che di fatto accusano la Regione di aver sbagliato la politica sanitaria negli anni precedenti, e quindi oggi è necessario che la Regione cambi assolutamente atteggiamento sulla sanità. Tra l'altro questi piani di rientro delle 4 ASL abruzzesi, a differenza di ciò che si dice, sono dei piani lacrime e sangue, perché prevedono tagli nella farmaceutica, tagli nel personale, prevalentemente nell'indotto. Tutto questo genera enormi problemi. In gran parte tutti i lavoratori precari?
più che lavoratori precari, e non solo lavoratori precari ma anche lavoratori degli appalti. Ecco, oggi abbiamo esternalizzato gran parte delle attività della sanità e poi si tagliano quando vengono rinnovate le gare, si mettono meno soldi per rinnovare le gare e quindi questo comporta meno personale. E oramai siamo in una condizione di grave difficoltà. Pensiamo soltanto all'incidente che è avvenuto a Pescara poco tempo fa, di aggressione, e diciamo, si parla in alcuni appalti di riduzione dei servizi, anche magari delle guardie di vigilanza, ma poi c'è bisogno di più personale sanitario perché il personale va in pensione e non viene rinnovato, c'è bisogno di una programmazione diversa. L'assessore Verici ha detto da molti anni, ci dice che la sanità territoriale va avanti, che il piano della medicina territoriale va avanti, non è vero, è tutto fermo. Ovviamente se è ferma la medicina territoriale è impossibile pensare di decongestionare gli ospedali, quindi c'è tutta una programmazione sanitaria che va fatta, siamo stati fermi per troppi anni, adesso dovremo metterci mano, ma dovremo metterci mano seriamente, perché un conto è tagliare gli sprechi, un conto è tagliare i servizi. Noi siamo in questa seconda dinamica, vediamo già adesso come per esempio pazienti che hanno bisogno di medicine, magari pazienti cronici per cui hanno bisogno di un farmaco e ne hanno bisogno per un periodo molto lungo, invece gli si dà soltanto una scatola di un medicinale, poi devono andare nelle farmacie e non si trova quel medicinale. Noi stiamo rendendo la vita difficile alle persone che si trovano nella fase più fragile della loro vita e questo io credo è inaccettabile. Bene, io ringrazio Carmine Ramieri per questa interessantissima conversazione su vari temi della nostra regione, naturalmente avremo occasione di approfondirli anche nelle prossime occasioni. Grazie ancora, buona serata ai nostri telespettatori.